Da Maffettone che presiede in Campania la Federazione delle Associazioni di Dirigenti Ospedalieri Internisti, FADOI, una sigla complessa, ma un lavoro invece importante, quotidiano e semplice da intuire quando appunto vediamo i camici bianchi. Buongiorno, dottoressa Maffettone. Buongiorno a lei. Vediamo anche in immagine sul nostro screen. E allora c'è il congresso che si tiene in Campania. Quali saranno gli argomenti principali che affronterete? Beh, quest'anno la nostra attenzione viene rivolta ad ampie tematiche che sono anche delle sfide per noi internisti, la cardiologia, le malattie cardiovascolari, l'infettivologia, però quello che mi preme sottolineare è che daremo spazio anche a delle novità che stanno un po' trasformando la nostra società. Quindi discuteremo di intelligenza artificiale applicata alla sanità, parleremo di sicurezza, quindi di cyber security, valutandone l'impatto che hanno sulla nostra pratica clinica quotidiana. Ecco, la Federazione degli Internisti, FADOI.org, il sito da cui si possono ricavare tutte le informazioni utili e necessarie, però oggi non posso non chiederle, lo abbiamo fatto già con il direttore generale della ASL Napoli 1, ma tante volte l'abbiamo affrontato con tanti medici e dirigenti, della sanità pubblica, qual è il valore dell'ultima iniziativa legislativa contro le aggressioni che vengono fatte nelle corsie d'ospedale, ma anche negli ambulatori, a volte anche semplicemente negli studi medici, dei medici di medicina generale. Guardi, il valore non lo posso ancora dire, dobbiamo vedere, diciamo, l'effetto nel tempo. Sicuramente noi siamo stanchi di dover ogni volta giustificare quelli che sono i tuoi gli operati, di dover sempre specificare ogni volta cosa fai, nel senso che da eroi del Covid siamo diventati a persone da picchiare quotidianamente. Quindi ben venga questa iniziativa. L'importante è che adesso il focus sia sul personale sanitario e non solo sul, diciamo, paziente, perché se non ci aiutate ad aiutarvi, come possiamo fare? E quindi è importantissimo considerare l'aspetto, come posso dire, anche umano del medico. Noi siamo persone che possono sbagliare, ma tendiamo a seguire quelle che sono i concetti dell'evidenza basata della medicina basata sull'evidenza, cioè è difficile che un medico artatamente voglia fare del male a qualcuno. Certo, è possibile sbagliare, ma non è il modo più adeguato quello di picchiarlo, perché fra poco lei saprà meglio di me come anche spesso alcune scuole di specializzazione, soprattutto quelle in ambito di urgenza, vengono non più neanche frequentate dai giovani specializzandi, che preferiscono dirigersi verso altre specialità meno, diciamo, complicate dal punto di vista anche dell'interazione col paziente. Quindi io dico sempre, aiutateci ad aiutarmi, E ad, ai fateci lavorare. ecco, ad aiutarvi, tra l'altro, ci sarà anche un'applicazione con l'intelligenza artificiale che viene incontro al lavoro quotidiano che svolgete. Lo presenterete al congresso. Di che si tratta, dottoressa Maffettone? Sì, è indubbiamente un'innovazione. Abbiamo cercato di racchiudere in un'app tutte quelle che sono le conoscenze, diciamo, ad oggi della medicina, associate però anche degli algoritmi che possono semplificare il medico, senza mai dimenticare che questa è un'app che va di pari passo con quella che è l'anamnesi del paziente, quindi la storia clinica e soprattutto la visita. Non dimentichiamoci che io dico sempre che la medicina è un'arte, cioè devi coniugare il mestiere, quindi le conoscenze, ma anche con un po' il tuo estro, la tua empatia, la tua capacità di entrare in contatto col paziente. Quindi l'app è un'ottima cosa che servirà anche per i più giovani per fare una serie di calcoli che a volte tu nella velocità non puoi fare sempre a mente, senza però mai dimenticare il rapporto umano col paziente, Ecco, visitandolo, parlandogli, cercando di capire quali sono i suoi problemi. questi sono i valori fondamentali che sono alla base del lavoro del congresso, il 23° congresso regionale FADOI Campania, che appunto apre le porte da oggi, 30 settembre, e domani, 1° ottobre, a centinaia e centinaia di medici, ricercatori, professionisti della salute. Io ringrazio la dottoressa Maffettone di essere stato con lei, le auguro buon congresso e buon lavoro. Grazie e buon lavoro a lei. Bene.